Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questa è la mia night routine, sono io che entro ed esulto. Poi trovo il cagnolino sul divano, la passo sempre a salutare, le faccio un po' di coccole. E poi mi dirigo direttamente al piano superiore. Queste sono le mie bellissime scale, ok? Poi stiamo per arrivare in camera e qui abbiamo un altro gesto di esultazione. 3, 2, 1. Eccoci arrivati. Poggio tutto quello che ho addosso sul letto, proprio li butto a casaccio. E dopodiché le metto a posto perché io sono una maniaca dell'ordine, o almeno cerco di esserlo, facciamo così. E quindi rimetto un pochino a posto. Poi una delle cose che mi piace di più fare è togliermi le scarpe dopo che ce l'ho tutto il giorno su e soprattutto mettere le mie super stilose ciabattine da casa. Poi dalla mia sedia dei panni prendo il pigiamino e corro in bagno a mettermi comoda, qui venite con me, e cambio rapido come sempre che adoro e vado a struccarmi. In questo caso avevo soltanto gli occhi truccati, quindi sarà una cosa molto molto rapida. Asciugo il viso e esco dal bagno, riprendo le mie cose così le vado a mettere a posto e mi rilasso un attimino, tolgo la miriade di cuscini che ho sul letto che di giorno in giorno aumenta, mi butto sul letto con nonchalance e mi guardo la diretta del GF. Mentre sto sul letto sto un po' sul telefono, mi faccio i miei giretti sui social, parlo, chiacchiero, mando messaggi vocali e chi più ne ha più ne metta. Come ogni volta mi accorgo che la batteria è scarica, quindi corro giù dal letto e attacco la presa e, visto che sto già lì vicino alla scrivania, mi siedo, mi faccio le mie cose al computer, bevo, perché bere è importante, mi raccomando, mi passo un po' di balsamo labbra e qui, nel mentre che appunto il computer non si accende, mi metto pure la crema viso e mi faccio una sorta di massaggino. E anche qui, una volta acceso il computer, mi faccio i miei giretti su YouTube, rispondo ai commenti e poi qui andiamo a guardare una bellissima puntatina di Shadowhunters, che è una delle mie serie preferite, nel mentre mi incremo anche i tatuaggi. Non è una routine, però può essere perché me ne faccio tanti. Poi torno al bagno e vado a lavare i pennelli che ho utilizzato il giorno stesso all'accademia, quindi li lavo con la mia saponetta di Marsiglia, uno per uno, piano piano, con pazienza si fa. E una volta fatto questo, visto che è quasi ora di cena, vado giù con Gwenda, che ormai è la mia ombra. Vado in cucina e la prima cosa che faccio, naturalmente, accendo la diretta anche qui del GF e poi inizio. Questa sera stavo facendo le polpettine, quindi macinato, parmigiano. Un uovo, metto tutto quanto dentro una bowl, poi io non tocco la carne cruda con le mani e altrimenti mi va tutta sotto le unghie, quindi metto i guanti e inizio a preparare. Qua ho messo il pane in ammollo con il latte, mischio tutti gli ingredienti e il gioco è fatto. E alla fine questo è il risultato delle polpettine in cottura con il sugo. Questa invece ero io con la mia insalatina e dopodiché gioco un po' con Wendy. Risalgo su mentre parlo al telefono e mi vado a lavare i denti, perché odio, soprattutto quando mangio l'insalata, avere tutti i pezzetti in mezzo. Facciamo anche questo. Un'altra delle mie cose preferite, mi vado a districare i capelli e poi passo un po' di tonico, che sapete è un altro dei miei passaggi della skincare, che è fondamentale anche questo. Burro cacao. E comincio a mettermi a letto. Io ho un po' feticismo del letto perfetto, quindi ogni volta mi metto a sistemarlo prima di mettermi dentro, lo so, un po' strano. Quindi questo è il mio angolino notturno tutto addobbato, cagnolino presente. Comincio a mettermi a letto, mi metto a giocare all'iPad, al telefono, guardo un po' di TV. Io tra l'altro dormo con la TV accesa, metto il timer e via. Qui chiamiamo il cagnolino che dorme con me. Quando mi si chiudono gli occhi finalmente vado a dormire. Grazie per essere stati con me in questa mia night routine. Spero vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video, mi raccomando. Mua mua.